Salve ragazzi, qui è Delta 28 e sì, siamo ancora a Tout 4 e possiamo continuare con la nostra carriera. E sì, sono tutto contento. Allora, dobbiamo fare questo. Speriamo in bene, non fai figure di merda. A parte che vedo una corsa molto strana in fondo. Neve proprio brutto, i primi due passabili, il terzo credo che sarà un problema perché ho paura, ma l'ultimo mi sta molto, non lo so, sembra una corsa, boh, non lo so, vediamo un po'. No, non lo so, sembra una corsa, che un percorso che già conosco a memoria. Non dimmi che è quello là che ho fatto con Flatout Automated Carnage, perché se è così, mamma mia, ci sarà da divertirsi. Allora, continuiamo con la nostra bella pick-up. Pick-up, ho detto bene, perché mi sono un attimo confuso. Circuito. NV Nullap 8B 8B. Non lo so. Allora, vediamo un po' e non facciamo figure di merda, cerchiamo di fare un'ottima parte. Scusate, perché io prima l'avevo visto in maniera differente, adesso qua mi fa vedere la neve. Mi state prendendo in giro, mi state crollando la neve, non stava nella terza gara, come nella terza corsia, come mai ci sta circuito? Come mai c'è qua invece la neve, c'è? Ho paura. Dai. E dai, quanto tempo ci vuole? Dai, la gente qua si invecchia, muore. Dai, no, muore no. Comunque avete saputo per oggi, maledizione. È morto Paolo Villaggio. Mamma mia, la tristezza mi è venuta. Sì, ho cambiato la skin della pick-up. Vediamo un po' cosa fare. Qua non vedo una mazza, vedo tutto neve, 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 neve. Sono volato malissimo perché ho visto il mio veicolo volare bruscamente, quindi il veicolo viene danneggiato. Qui l'ha fatto una curva. Stiamo facendo il percorso al contrario, non so se qualcuno l'ha notato, l'ho notato io purtroppo. Lo stiamo facendo al contrario il percorso. Ai 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 ai. Quindi vorreste dire che quella cacchio di curva che io odio. Oh, mamma mia. L'ho riconosciuto la. Eccola qua, la famosa curva a L. Stranamente mi trovo meglio. Forse perché sono mancino e riesco a trovarmi bene a fare una curva più in quel modo. Più sulla sinistra che sulla destra. Qual è la sinistra e qual è la destra? No, vabbè, scherzo. Pam! No, non l'ho preso in pieno, però. Io ho fatto leggermente male, dai. Ecco, questo è un percorso. Sì, è proprio al contrario, ragazzi. È al contrario. C'è da dire che è il percorso al contrario. Sì, perché purtroppo lo riconosco. Cretini, dai, sfondatevi. Chi se ne frega di voi? Io vado dritto, vado a cazzo duro. Ho detto che vado a cazzo duro, ma non vuol dire che devo sbattere qua e di là. Già ho metà vita. Sono quasi vicino alla metà vita. Sì, però comunque non devo sbagliare, dai, sono. Sono solo due giri! No, no, devo arrivare primo, non avete capito un cazzo. Un cazzo. Quarto, no, avevo fatto una curva di merda. Sapete perché ho accelerato troppo male? Potevo arrivare primo. Ho sbattuto come un cretino, oltretutto. E vabbè, questo sbatte da solo. Vabbè, dai, posso recuperare. Un quarto a posizione non è niente, dai. Ah, infatti è un po' innevato, eh. Però è al contrario, ricordiamocelo. Non
Non dite che tutti i percorsi che mo devo fare sono al contrario, perché sennò mi sparo, perché... Perché non mi posso ricordare tutto. Sì, perché alcune mappe, come vi avevo confermato, ripeto, si ripetono per un po' diverse. In questo caso questo è l'opposto. Che posso dire? Stranamente mi sono trovato anche meglio. Solo che ho fatto una cazzata della Nitro, che perché non mi sono trovato. Perché ho fatto una curva troppo sbagliata e infatti sono andato a sbasso, non sarei arrivato secondo, sicuro. Mamma mia, che errore di proprio stupido che mi so che ho fatto. Deserto e dintorni, questo è il titolo della mappa, cioè è fantastico. A parte queste ossa enormi, ma che sono dinosauri? Ripeterò sempre sta cosa. Oh no, non mi dite, armi da fuoco. Usiamo le trappole. È ora di usare le trappole. Ah, eccolo, la lanciata a uno e una lanciata a me. E no, dai, è stato qualcosa. Ecco, così. No, è più divertente. Posso dire una cosa? Hanno fatto una cosa bellissima. Col pirocco. Oh! A parte mi sono fatto male perché non avevo capito che c'è proprio. Vabbè, cosa ho appena visto, cosa vedo, cosa sto vedendo, cosa sto vedendo. Dimmi che ho preso qualcuno, sì, ho pigliato tantissimo a uno. Mamma mia, ragazzi, se qua c'era musica mo di Burzum o di che so, di qualcuno strafico, mamma mia, sarebbe stato divertente. Ozzy Osbourne ci sarebbe stato in questo caso, o Burzum effettivamente. Comunque sto facendo il percorso al contrario, l'avevo capito, sto facendo il percorso al contrario. Mamma mia, sì, l'avevo intuito comunque, eh. E sono primo. La cosa brutta che non capisco, non vedo niente. Ecco, sono primo perché tutti si sono. Ecco, mo, sapendo che devo essere primo, le mie azioni saranno solo e unicamente verso dietro le trappole. E questo sta praticamente seccato a me e non mi piace. Aia, 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 aia. Mi sono fatto ma. Però pure tu sei un coglione, cioè mi superi e. Hai fatto una figura di merda. Vabbè, anch'io, lasciate stare perché anch'io. Sì, però io ho un problema, non riesco a guidare. Quello sta morendo di brutto. Devo mettere queste cose al centro della pista, le trappole, queste tipe blocchi, perché così. No, 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 no. Ecco, le ho messe, però non vuol dire che mi devo sfondare. Spero di aver pigliato a qualcuno. E dannazione, non mi trovo, non mi trovo. Dove devo andare, ma? Ah, ecco. Dritto. È arrivata la ragazza, che palle. Dai, sono quasi arrivato, sono quasi arrivato. Vaffanculo. Ti ho fregato con una trappola. Surprise, motherfucker. Dolores, vaffanculo. Ce l'ho fatta. Ti ho mandato a fanculo. Dai, mi sono divertito, mi ha fatto ridere. Ah, però Dolores, sei un pericolo pubblico. Mi sto divertendo, oggi sono molto carico. E sempre due turni e due giri, quindi è tutto al contrario, ragazzi. Sto facendo le gare al contrario. Madonna. Bene. E sono solo due turni, eh. Arrivare primo non è facile in due turni. Già il primo ho fatto una figura di merda, devi arrivare quarto. Dai, cerchiamo di recuperare. Quindi mo sono secondo. E devo arrivare per un punto, non ero primo. Quindi mo devo arrivare primo qua. E soprattutto all'ultimo primo. Quindi. Sono messo bene, dai. Oggi sono gassatissimo. Motherfucking way. Aspetta, se questo è quello al contrario di quello che conosco. Aia, ho capito il percorso, ma come sarà qua? Sono messo male. Sì, perché mo qua ci sta una cosa bruttissima della sottospecie di.
Vi ricordate quella famosa entrata nascosta che riuscivi a anticipare tutti, a fregare tutti? Ecco, qua mo non sarà così facile. Perché per farla la devi fare in questo momento qua. Ecco, però non è facile quando lo fanno tutti. E quando dico che lo fanno tutti, dico che lo fanno tutti. E infatti l'hanno fatto quasi tutti. E sparite le zine. Sarcofagi di merda. Quella sbattuta non so come. Vedete, non è facile, non è facile. Ahia, ci stiamo facendo molto male. Io sono sesto, qua io finisco male. Mamma mia, il mio. Qua è difficile. È difficile, non è facile. Che poi qua hanno fatto un. Ah, ecco, sì, le famose. Qua che culo. Sono però quinto, non è niente, cioè praticamente. Ciao. Comunque io mangio per fatti miei, eh. Ok. Quindi vuol dire che mangio per le 2, le 3. Allora. Sono quarto. Ah, pure un nuovo record? Vabbè, questo è come fosse un percorso diverso da. Madonna, cosa ho fatto? Non mi dire nulla, ma vi ho sfondato tutti. Sì, però non mi devo distrarre, non mi buggare. Che è successo? Non lo so. Mi sono leggermente sbattuto qua e là. Beh, intanto sono riuscito a fare qualcosa. Aia. No, che è successo? Ho detto che è successo, non che mi devi calpestare. Cogliona. Sparisci lezina. Dolores, sei sempre stato un dolore nel fianco. Un Dolores nel fianco. Non ci credo, boom. Non ci credo perché sono come una sotto. Diciamo che. Ecco. No, ho fatto io l'errore perché devo. Non sono abituato. Sparisci, sono arrivato primo, arrivo. Arrivo primo, arrivo primo, arrivato primo. Motherfucker. Visto? Con un po' di impegno ci si arriva. Qua per pochissimo, eh. Mi raggiungeva. Ah, ho fatto qualche punteggio, dai, qualche soldino in più non fa mai male a nessuno. Sono diventato un po' perfido, questo è pericoloso. Perché mi è familiare sto percorso? Poi sono 4 giri oltretutto rispetto agli altri due. Oddio, ho capito! È un percorso quello unilaterale, mettiamola così, praticamente. Oddio, ho capito. È una corsa speciale. È una corsia speciale come viene. Come. Che solitamente si mette come. Come evento nel Flatout 2 Ultimate Carnage, ve lo farò vedere questa mappa, ma guardate, ha solo un percorso che proprio manco si divide. Ve lo faccio. Perché sento un gatto piangere? Un secondo. Eccomi, niente, era un gatto che stava miagolando. Allora. Guardate che sta sumo, guardate qua, vi scialerete, vi divertirete, anch'io. Però, mo non so quanto sarà difficile perché io so la difficoltà in quello di fare degli altri capitoli, però non so qua. Intanto cerco di arrivare primo, sì, conosco questo percorso a memoria, quindi so già come fare. Il problema, aia, che questi non scherzano. A parte che questo è il numero.
Aianore, corto grazie al cacchio, non l'ho mai fatto. Vedete, noi dobbiamo fare così, quindi io mi tengo al massimo più stretto possibile in un angolo, perché qua se succede un incidente sono cacchi. Ecco, infatti tanto quello mi ha superato, quindi sparisci Dolores, devi sparire. Dai, spero che ti ha preso di poco, però ti ha preso. E mo accelero, arrampica. Il furgone mi fa paura. Allora, siamo già al terzo giro. Questo non ci mette niente. Noi siamo lenti, figurati con macchine super veloci che succede. No, vabbè, l'ho preso. Boom, boom. Secondo me si è leggermente incazzato. Ho una nitro che, guarda, se parto ora arrampica, piglio a qualcuno lo sfondo. Non ho preso a nessuno. Aia. Stiamoci attenti, stiamoci attenti. Non voglio arrivare secondo proprio qui, eh. Ho detto che non voglio arrivare secondo e mi piglia in pieno. Fanculo. No. Mi ha fregato per pochissimo. A parte che vedo macchine volare, comunque. No, dai, forse ce la faccio a fare qua. Beh, ce l'ho fatta. Ho fatto una curva di merda, perché ho rallentato per sbaglio. Ah, vabbè. Dai, ho sbloccato un nuovo percorso. Ottimo. Hai sbloccato un nuovo pilota? Hai sbloccato una nuova auto. Vabbè, ho guadagnato un bel po' di soldi in totale. Sopravvissuto Foresta Arena, hai sbloccato, ok. No, ma io devo capire, a parte che mo faccio questo. Sì, ora faccio questa foresta arena. Vediamo qua, oddio, mi fa paura. Sembra quelle cose di Jurassic Park che mettono che poi non mettono i dinosauri e si ammazzano. Tutto normale, insomma. Sopravvissuto. Vabbè, arena della foresta, dai. Qua io vinco perché Big Money ho una pick up che sfonda culi. Vediamo un po'. Comunque non credo che la necessità di potenziare il mio veicolo. Ormai è già potenziato. Sì, beh, forse qualcosa devo mettere, però è a posto. Mi trovo bene, ora vediamo le ultime gare. Dopo le ultime gare, ragazzi, subito facciamo la nuova classe. Gli altri non vedo proprio, ma quanto siamo lontani. Piglia qualcuno, piglia qualcuno. Preso. Dai, almeno uno l'ho preso. Mi ha preso malissimo. Oddio, non l'ho visto. Non l'avevo visto. Oddio, mi stanno venendo tutto addosso. Mancato. Facciamo finta che non ho capito quello che è successo. No, in realtà non ho fatti capire che è successo. È troppo grande sto coso, non lo vedo, non lo capisco, cioè. Oh, ma siamo già tutti feriti gravemente. Aia, Dolores. Senza pa. Ecco, così impari. Retromarcia. Fesso. Sei a pezzi, però dove hai fatto un sacco di danni. Ok, ho vinto primo. Sono troppo veloce oggi, motherfucker. Non so quanto tempo è passato, ma vi assicuro che posso fare un'altra partita. Vabbè, dai. Bene, dai. Però voglio vedere una cosa. Officina. Mo. Auto. Ho sbloccato questa. E questo, che poi è l'ultima. Ho paura. Ho
Sì, comunque mi prendo uno di questi per il prossimo, eh. Comunque, quante sono le macchie? Aspettate, fatemi contare. Quante sono? 1, 2. Vedete, sono 9 macchine in totale. Quindi vuol dire che 3 almeno sono sempre spesso uguali. Mi piace, dai, prendo questo. Posso vedere contenuti extra? Statistiche, riconoscere? No, pensavo qualcosa. Quando ti ha frattato cos'è? Ah, ecco. Cioè, vabbè, aspetta e spera. Comunque, continuiamo così. E facciamo questo. Ricordate che questo è l'ultimo, eh? Mamma mia. Arena, corsa e corsa. Ok, quindi farò questo. E cerchiamo di fare una bella partita. Dai. Mi sento carico. Così nell'altro prossimo gameplay ci dedicheremo alle ultime gare, alle ultime due. E così siamo tutti felici e contenti. Soprattutto io. A parte che sto arrivando prima e quindi sono più che soddisfatto e sono contento. Però ultimamente, però va lento, non è la connessione, va lento proprio il caricamento. Oddio no. Ho detto no perché mamma mia. Piove. Polizia. Ma che cazzo? La polizia. Vedi che cambiano le skin? Hanno cambiato le skin! Hanno cambiato le skin! Se le stanno personalizzando ancora di più, è la mia impressione. Allora è vero! Oddio, è al contrario sto coso. Ho riconosciuto il percorso. Che non mi dispiace, però. Ti odio. Vi odio tutti. Ah, si sono sbattuti tutti là. Così imparate le zini. Comunque si stanno personalizzando moltissimo i veicoli, allora era corretto. Allora nelle prime gare, che ho dovuto purtroppo togliere i video per copyright, se ve lo ricordate ve l'ho detto, praticamente hanno cambiato. Questi hanno cambiato le skin loro, sono personalizzate, infatti sono diverse, e solo hanno pure due veicoli uguali. Quindi. Se siamo 12 giocatori, 9. Quindi 3 giocatori, sì, è un altro di 3 giocatori hanno il stesso veicolo di qualcun altro. E però cambia la skin. Ecco perché io mi stavo confondendo quando li ho visti. Perché nelle prime gare ci stavano due furgoni con due skin differenti. Quindi ho detto vabbè, sono gemelli, sono fratelli, sono sorelle, come anche quella gotica. No, invece a quanto pare non è così. Questi variano nella tua difficoltà. Quindi, ah, ma buono. Cioè, si sono concentrati talmente a fare le personalizzazioni dei personaggi che hanno voluto che ognuno ha pure più macchine come me. Cioè, praticamente, ecco perché io non è che la posso vendere il veicolo in questione. Io la posso anche avere e intanto posso variare. Ho capito, che cosa figa, sfizioso dire. È sfizioso perché praticamente mi confermi che ogni giocatore ha la sua personalizzazione e ogni suo veicolo lo rappresenta, ecco. Questo è. Ah, oddio, ma sono solo due giri, ma sta intanto pesante la cosa, eh.
effettivamente non è facile, sta diventando molto pesante sta cosa. Intanto sono arrivato prima e ho, mamma mia, sono arrivato velocissimo, nuovo record pesante. Gli altri erano un po' arretrati effettivamente. Gotica, gotica del 38. La voglio come fidanzata. Bene, The Forest Trail, al contrario, sempre tutto al contrario, ormai ho capito. Che fantasia però, sono stronzo. Perché ti abitui talmente a farlo in un modo, magari, e poi dico no, ma lo fai al contrario, e tu ti strappi i capelli perché non va bene. Ecco, almeno spero che nelle prossime corsie che saranno, quelle là già in classiche, cose varie, varianno proprio la mappa oltre che la zona, o che la zona è la stessa, però che variano il circuito. Ok. Ho capito già qual è la mappa, credo, vediamo se è quella che dico io. Intanto, poi ho la macchina da polizia, che è bellissima quest'auto, io la voglio, quest'auto voglio, infatti sarà una delle ultime che si ottiene, credo che mi prenderò questa effettivamente, sia per la classic version sia per la... Vabbè, ho fatto volare un tizio. E sia per la versione... Ah no, questa... Ok, è normale. Ok, perché ho riconosciuto purtroppo la mappa qua, perché qua mi avevo usato... È l'ultima mappa dell'ultimo percorso diciamo, della modalità, diciamo, facile. Ecco. Mamma mia. Un giro! No, vabbè, qua... Un giro no. Mamma mia, qua proprio un giro non si può vedere, via. Un giro proprio, no. Un giro proprio, no. Ah, sbattuto, cretino. Vabbè, dai, se ce la faccio riesco a fare una bella partita però, eh. E queste sono, questo è il bello che è giusto. No, io vado per di qua, chi se ne frega fare quel percorso dritto. Cioè, potevo pure, però... Non mi interessa, vado a fare il fuoco! Pff. Ho fatto una morte micidiale, ma intanto sono arrivato primo e ho fatto pure un nuovo record. Bene. Non capito il fatto di sbloccare del nuovo personaggio, quindi vuol dire che io posso prendere anche un altro personaggio della di qua? Boh, non l'ho capito. Vediamo un po'. Il collo. Perché sarebbe figo, seleziono qualche ragazza, ragazzo, così a random scelgo e gli faccio giocare. O li puoi scegliere nella modalità così, partita veloce, sarebbe figo. Non male. Ma i partiti online però non ne ho trovate, stavolta ne ho provato a cercare una, ma... Non esiste, perché forse la gente non la scarica su Steam o comunque non ci gioca tantissimo. Che delusione, che tristezza. Questa qual era? Questa non la conosco, non me la ricordo. No, non mi viene niente in mente. Sì, no, stavo guardando un po' la mappa, però niente. Sì, però quella comunque è una Camaro, eh. Questa è una Camaro, raga. No, è una Mustang quella a fianco a me con i sedi da polizia. Mamma mia, polizia. Uno sceriffo gioca con noi alle corse, vabbè, fantastico. Sono tre corsie, questi si sono ammazzati, bravissimi. Aia, e io mi sono fatto molto male. Oh, però sono veloci. Tre giri, dai, meno male. Sparisci microbo. Vedi, ha cambiato veicolo. Gotica non aveva questo veicolo, infatti. Quindi cambiano proprio tramite come vogliono, non è che dipende. Sparisci. Sì, ho capito, varia proprio. Dipende come. Pff, volevo evitarlo, invece ho pigliato in pieno, vabbè, tanto non mi sono fatto male. Fisica però strana, perché in teoria dovrei farmi molto male, aver preso un palo di legno forzato, impiantato oltretutto nel terreno. Il bello è che questo lo conosco, quello là dove non piove, là come modalità, quindi... No, invece pioveva anche là, se non sbaglio, non mi ricordo.
Una cosa è sicura, sono terzo, quindi poco mi importa. Hai fatto un volo malissimo. Meno male che non mi hai preso, che se no ti picchiavo e non sai quanto ti facevo male. Dai, facciamo questo bel percorso, vediamo che differenza fa. Forse ho fatto pure bene, che è la migliore, effettivamente. Credo che è la migliore, devo prenderlo in considerazione. Prende in considerazione, ma fa anche una curva decente. Ho detto una curva decente, non uscire fuori pista. Sì, però comunque ci sono dei personaggi che sono uguali. Secondo me sono della stessa squadra. Perché io effettivamente il mio modello è identico a un altro giocatore qui. Quindi credo che non è che sono dei sosia, semplicemente. Come avete presente in MotoGP e cose, sono sempre due giocatori della stessa fazione che giocano, soltanto che variano i punteggi fra loro. Quindi credo che la stessa cosa vale per me, soltanto che io sono single, qui, single player, quindi vabbè, anche sono single. Battute schifose, talmente tristi che la macchina ti si mette a piangere olio. No, questa mi è piaciuta. Ha sbattuto da solo. No, non si può. Non si può. Ho fatto una caduta di. Però sono in terza posizione. Sono contento, però. Poteva essere fatta molto meglio. Ah, quella ha sbattuto come un cretino. Alcuni sbattono a caso. No, non l'ho preso. Se l'avessi preso, mamma mia, i danni. Dai, questa è la curva, è venuta bene. Sono in seconda posizione. Ero in seconda posizione, ovvio, perché giustamente erano in due. Il karma, ragazzi, ricordate il karma. Non ho ancora bestemmiato in tutto ciò, però odio bestemmiare, quindi devo usare un linguaggio molto più corretto e non devo dire parolacce. Vaffanculo. No, quello sì, il vaffanculo ci sta sempre. Preso. Secondo. Finita poi, bellissima. Ho superato a quei due, proprio proprio a mamma mia. Allora, chi è che mi sta contattando? Che sento messaggi. Bene, dai, sto giocando bene. Sto giocando bene, mi credo, eh. Secondo voi? Sto giocando bene? Ragazzi, secondo voi sto giocando bene? Vabbè, io pure che dico sì, aspetto risposta, sono un genio. Mi sento tanto solo. Allora, no, vabbè. Scherzi a parte, dai. Dai, quando comincia? Ecco, finalmente. Qua vediamo com'è la corsa stavolta. Se è lo stesso percorso, no. Beh, ok. Passiamo per di qua. Vediamo un po'. Ho visto brutte cose, tante brutte cose. Certamente ci siamo fatti tutti male. Questo l'ho capito. Però non ho capito. No. È lo stesso. Vedete che è lo stesso percorso, soltanto che varia. No, è lo stesso percorso. Vabbè, devo fare un percorso uguale praticamente. Però attenzione, che io qua vedo cose del tipo brutte. E uno direbbe cosa? Beh, lo vedi tu stesso. Uno, dicevo, uno
sono due giri e due ho notato ora che non nevica tantissimo, quindi ottimo. Ma sei un pezzo di... Io mo ti ammazzo. Dove sei? Giuro, eccoti, guarda, vi ammazzo tutte e quattro, tutte e tre che state là, vi ammazzo tutte e tre. Non vedo una mazza. Quella che usa pure il jet per dire arrivo. Non proprio, un po' leggermente modificato. Più o meno. No, non è modificato, sono io che non avevo memorizzato questa cosa. Ah, è vero, perché giustamente. Curva perfetta, per la prima volta ho fatto una curva decente. Dai. Oh, cerchiamo di farlo. Eh sì, perché nevica, quindi giustamente non si vede il resto del percorso, quindi non sono abituato a vedere tutta la mappa, quindi passo per di qua. E passo questa volta per di qua. Mi tocca. Eh sì, vede il percorso. La mia impressione è quello non era un giocatore. Comunque sono quinto, questo non va bene. Cioè non è che non va bene, se no non va bene. Quarto sono. E la cosa divertente è che sono tutte e tre là, cioè non è che riesco a raggiungerle. Vabbè, però dovrei aver fatto. Dovrei essere arrivato almeno primo, dovrei essere arrivato primo. Mi ammazzo se sono arrivato secondo per un punto. No! Ho avuto un argento, tristezza. Beh, lasciamo stare, dai. Riproverò per la prossima volta con loro, però con calma, non subito perché sennò qua non chiudo più il gameplay. E sapete com'è? Sopravvissuto Montino, ok. Però voglio... Ah, dov'è? Ecco. Lo so, però voglio sbloccare questo. Troppa neve. Qua ci faremo male. Vabbè, come fosse non ci siamo mai fatti male in tutte le partite, però tutto a posto. Scusate, stavo un attimo leggendo una cosa, intanto. Dai, parti. Passa. Oddio quanto è largo, a parte che si vede dove noi macchine siamo. Una, due, uno, due, no, sono tre. Tre, tre, tre. Ok. E io ovviamente non potevo stare qua, quindi. 3, 2, 1. Preso uno. Vabbè, quella macchina ha fatto un volo. No, l'ho mancato proprio. Aia. Macchina rosa a fiori, tu sparisci. Non mi lasciate caricare, vero? Qualcosa mi dice che ho sbagliato leggermente. Vabbè. Cose che capitano, cose che capitano. Pam. Eh sì, mi hanno fatto leggermente male, ma perché? L'ho preso, però. Di striscia? No. È distrutto, ero sicuro che non era distrutto. Vabbè. Faccio una cosa più carina. Ah, lo t'ho preso da dietro. Sono tutti là. Sono tutti là. Vabbè, pure io però, muoviti. Perché sennò se arriva uno ne avrebbe annientato. Sì, però io mi sto facendo più male da solo piuttosto che danneggiare gli altri.
Ma dai. Sto per fallire. No, non fa. Bastardo, ho finito. No, sei fuori, lo so perché non colpisco io. Però sono arrivato primo. Ti è. Bene. Mo' basta che credo che sono arrivato quasi a più di 30 minuti. Mi sono fatte le partite. Dai. Ho solo un argento, non ce la faccio a vedere argento. Io oro voglio, vabbè. Poi farò questo e questo, sì, questi due li evito. Ah, si vede. Si vede, oddio. Guardate qua con la testa a teschio. Vuol dire che questa è tutta modalità proprio di guerra. Ah, che figo. Vabbè, morirò insomma. Va bene, dai. Vi saluto. Qui Delta 28, passo e...